Maria Medissima, noi pure dobbiamo. Questa è l'entrata dell'Help Center di Messina, nuovo Help Center inaugurato oggi 27 gennaio 2012 alla stazione di Messina Centrale. I locali sono concessi in comodato d'uso gratuito da Ferrovie dello Stato alla Caritas locale assieme all'Associazione Santa Maria della Strada. Lo spazio si divide in due sezioni, una prima accoglienza e qui una seconda accoglienza o anche centro diurno, dove si trova una sala con le postazioni per internet, la ricerca lavoro, le consultazioni dei giornali, uno spazio living dove ci sarà televisione, laboratori, creatività. E poi si procede con uno spazio che sarà dedicato alla cucina, a una piccola ristorazione, per poi andare alla zona lavanderia. Qui ci sarà la distribuzione dei vestiti e beni di prima necessità, uno spazio lavanderia. E poi da questa parte abbiamo la zona bagni. Con docce. E possibilità di effettuare i servizi di ogni giorno. Il tutto si affaccia su uno spazio molto bello che è quello del Giardino degli Ulivi di Ferrovie dello Stato. Questa condizione. La condizione di senza fissa dimora non arriva all'improvviso. È un graduale consegnarsi all'emarginazione che occorre intercettare. Ecco, noi siamo chiamati ad intercettare. Il nostro scopo, il nostro obiettivo, ci rendiamo conto di quanto sia alto e difficile, è quello di intercettare. Ma non solo noi, ogni cittadino, ogni persona onesta, di buona volontà, deve essere capace di intercettare i senza fissa dimora, i poveri. Si tratta di cittadini invisibili, che non fanno testo, invisibile ai nostri occhi distratti e frettolosi. Sono persone vulnerabili, cui viene negata la cittadinanza. Neanche le istituzioni sanno quanti sono i senza fissa. Barlume di luce, mi sa il perché? Che viene a rappresentare. Io non mi chiamo Nali. L'apertura del centro per le ricerche. Non ha nessun nome. Io non tengo nome. Dimmi con me. No, io non ho il conoscimento.